cavolo fermentato, buonissimo, ti faccio vedere come pare in questo video e ti faccio vedere anche il risultato dell'altro video, il cavolo rosso. Ciao, benvenuta o benvenuto sul canale, oggi facciamo la verza fermentata. Qui ho della verza già lavata, già pronta, la farò davanti a te. Qui ho il sale, perché quello che ci serve è soltanto verza e sale. Poi useremo i nostri, un vaso da fermentazione, e quindi la facciamo da zero, proprio la mettiamo via e quindi vedrai perfettamente come fare questa verza fermentata. Puoi farci anche il cavolo cappuccio rosso, e proprio questa ricetta va bene anche per fare queste altre preparazioni. Quindi, molto bene, dunque l'azione da fare subito è quindi prendere la verza, tagliarla a fettine sottili, 2-3 mm, non di più, e poi prendiamo quindi il sale, mi raccomando sale marino integrale, non sale iodato, lo andiamo a spargere sulla nostra verza e con le mani pulite andiamo a massaggiare, va bene, chiaramente io ho già lavato le mani, andiamo a massaggiare questa verza, massaggiarla in questo modo, cioè non soltanto muoverla, adesso iniziamo a muoverla così, ma dopo dobbiamo andare proprio a schiacciarla, dobbiamo proprio andare ad ammorbidire le fibre della verza e grazie al sale inizierà a uscire del liquido. Quando esce del liquido vuol dire che è pronta. Deve sentire questo rumore, no? Bello. Vedi come si sta abbassando di volume? Lo vedi proprio, no? Il volume prima era quasi il doppio, si è già dimezzato. Io faccio questo lavoro, cioè le prendo e le schiaccio così. Già esce, vedi? Fai anche ginnastica in questo modo, eh? Ecco, adesso quello che devi fare è farla riposare un attimino. Basterà 30 minuti, un'oretta, e vedrai che il sale inizierà proprio a lavorare. Puoi anche metti il sale, la mischi grossolanamente, va bene, e la lasci lì. Il sale farà il resto. Dopo lo prendi e fai questo lavoro che ho appena fatto io. Cioè potevi farli anche dopo, insomma. Bene, ci vediamo tra un 30 minuti, un'ora, per andare a metterla appunto nel nostro vaso. Molto bene, eccoci qua. Allora, intanto un consiglio: vaso ben pulito e lavato, quando vuoi poi dopo asciugarlo col pestello, guarda che bello, metti un pezzo di carta dentro, carta assorbente, tac, fai così. Molto bene, eccoci qua. Dunque, una cosa, la procedura corretta sarebbe prendere questa verza qua, cavolo, quello che sia, comunque sia, lo devi prendere, lo devi mettere in una ciotola, metti questo nella ciotola e metti sopra un peso, in modo che schiaccia giù, va bene? Ecco, questo è importante. Io non lo faccio perché adesso io farò molta userò il pestello, comunque sia, me la cavo lo stesso, ma diciamo che per agevolarti il lavoro dovresti fare in quel modo lì, ecco. Ora, che cosa faccio? Andiamo a mettere la nostra verza, cavolo, all'interno del vaso, quindi ne metterò un po' e col pestello vado a pressare. Vedi quando io schiaccio come l'acqua sale? Lo vedi? È coperto di acqua. E così è perfetto, vuol dire che ci siamo. Vedi? È totalmente coperto di acqua. Quindi posso proseguire. E chiaramente la verdura meglio se biologica, perché giustamente fantastico.
Vedi quanta acqua c'è? Perfetto, basta. Adesso questo mettiamo, lo pistiamo su una base che servirà per tenere giù le verdure. Questo va sul vaso in questo modo, quindi prima appoggiamo dentro questo così, la molla, spingiamo giù col vaso e giriamo. E il gioco è fatto. Guarda che meraviglia. A questo punto non ci resta che mettere dell'acqua qua. Perché si mette l'acqua? Perché così esce l'aria ma non entra nulla. Si chiama gorgogliatore questo. Quindi un pelo di acqua sul bordo, intorno, non nel buco centrale. Qui c'è la linea, bisogna stare mezzo centimetro sotto, perché così quando inserisco questo, quello si alza e viene perfetto. Perfetto, adesso noi lo lasciamo qua a fermentare col suo gorgogliatore, ci pensa tutto lui, la molla tiene giù la verdura e questo quindi è proprio perfetto. E lo lasciamo là 2-3 settimane, dopodiché è pronto. Come vedi, con questi base diventa molto più semplice e insomma, per me è anche divertente, quindi direi che ci siamo. Voglio farti vedere poi il risultato del cavolo rosso, che c'è l'altro video sul canale, va bene? Vedi, con questo aggeggio teniamo, no, giù le nostre verdure. Guarda che meraviglia. Anzi, lo tiro fuori già così, che per stasera. Uno. Questa è la dose che io, vedi, metà, così, che io mangio. Cioè, punto uno, è forte come sapore, ma è molto intenso. Punto secondo, insomma, è una cosa che comunque, come vedi, richiede un certo lavoro, no, da fare, quindi insomma va anche preservato, non è che lo fai tutti i giorni, no, quindi quando lo fai, insomma, dopo lo tieni anche da conto, quindi bisogna consumarlo piano piano, ecco. Quindi questo è, per me è veramente un toccasana, e volevo fartelo vedere come diventa quando è pronto. Basta, questo qui sarà pronto anche lui. Io ho sempre un ciclo di due vasi. Quando finiscono due vasi, poi dopo tiro fuori e via, rimetto dentro, eccetera eccetera. Ecco, bene, se ti è piaciuto questo video mi raccomando lasciami un like per vederne appunto altri. Perché? Perché più like prendo, più mi aiuti a far crescere il canale, e se vedo che c'è interesse sono stimolato a proseguire. E noi ci vediamo nel prossimo video. Qua Cristian, Cucina Naturale, senza glutine, ti mando un abbraccio, ciao!